non fosse finita. Quanti volontari sono impegnati a Concordia? Allora, Concordia, il campo di Concordia è gestito dalla Croce Rossa. Sì. Quindi secondo me sono 70-80. Però. Noi ci siamo in quanti abitanti fa Concordia? Meno di 10.000 con le quattro frazioni, 9.000 rotti. Concordia ci sono, c'è il campo lì, poi sono sorti Concordia anche... saranno 6.000 persone. Sì, perché... sono sorti dei campi spontanei. Spontanei vuol dire gente che ha messo a disposizione, o il campo sportivo delle frazioni, cioè... cosa molto spontanea, quello diciamo ufficiale. Quello della... E le istituzioni, secondo voi, stanno muovendo bene le istituzioni o ci sono delle carenze? Secondo me non c'è ancora il parametro per misurarlo, nel senso che le persone si sono andate molto da fare per conto loro. C'è stata una reazione della gente? Si sono arrangiate, chi ha preso il contatto. In Piersuadoro. Ripetilo. In Semia Piersuadoro. Ecco, questa è una bella frase da dire nel mondo. Si sono piante ad osso. Però il problema è adesso, cioè voglio dire... chi ha la casa danneggiata come può risistemarla? Ovviamente si aspetta un aiuto economico. Un aiuto economico, la strada giusta, che, o le modalità per arrivare. Un modo per poter rientrare in casa con una certa tranquillità. E lì sono dei problemi grossi perché sono venuti giù dei condomini. I condomini, lei sa, sono 20 proprietari, metterli tutti d'accordo. È la cosa più tragica, perché come diceva lui, c'è quello che non vuole aggiustare, quello che non c'ha i soldi, quello è, e quindi 20 persone. Non sarà una cosa semplice. Non sarà una cosa semplice gestire. Sì, però non è neanche giusto. Se fosse 1.000 euro, dopo non si... è neanche giusto che appunto i soldi pro terremotati vadano solo per l'emergenza, devono dare anche un aiuto a queste persone che hanno avuto dei danni oggettivi e che quindi. Anche con la crisi che c'è intorno, perché non ricordiamoci, prima del terremoto c'era già un mezzo terremoto, esatto, il mondo del lavoro era molto il problema molto è anche subito.